per potersi assicurare una buona rotazione, anche se poi non si va molto in alto. Dobbiamo vedere il punteggio di partenza mentre stanno uscendo le valutazioni dei giudici. Bocciato l'8 della Repubblica Ceca, l'8.30 del giudice slovacco, c'è una media tra l'8.10 e l'8.30, comunque buono. Adesso però bisogna vedere il punteggio A. Andiamo a vedere adesso la Polenkova. È entrato con un grande Zucara, Andrea, molto bene, stoppato bene, e qui invece ha un'uscita dalla pedana. Ricordiamo che se il movimento comunque di alta difficoltà, l'uscita dalla pedana è solo 0,10, quindi comunque si può poi alla fine avere un buon punteggio in totale. Saltare, salta avanti teso con un avvitamento e mezzo. Sembra un po' in debito d'ossigeno questa ultima ginnasta, cerca di recuperare con l'eventuale le braccia in fuori, ma i 2 secondi li ha superati. Ah, fuori pedana anche. E ancora. Doppio carpio fuori pedana. Intanto Vanessa Ferrari ottiene, pensate, nonostante la caduta, un punteggio molto interessante, 14,70. 14,70. C'è ancora la risposta di Lia Parolari, molto leggera sulla trave. Dato Carmine, io ti chiedo già di fare una valutazione di quanto è riuscita a produrre oggi la nazionale italiana, cercando anche, se vogliamo, di dimenticare in parte quello che si è visto a Volos quando c'erano altri traguardi e soprattutto si veniva da un altro